29 agosto 2019, benvenuti in questa meravigliosa piazza di Bianchi in provincia di Cosenza. Siamo qui con la notte della Taranta Biancara, questa prima edizione, e ci auguriamo che sia proprio la prima di una lunga serie di queste edizioni. Siamo qui in compagnia di dei gruppi di musica popolare, etnico popolare. Abbiamo Angela Bianco con i Castrumin Quartet e i Taranta Sound, ma conosciamo ancora meglio i nostri amici che ci hanno tenuto compagnia qua questa sera. Angela Bianco e Castrumin Quartet, i ragazzi del Castrumin Quartet nascono con un gruppo in toto da 10 elementi, però questa sera presenti solo in 4 elementi. Composto questa serata, diciamo, si sono esibiti insieme alla nostra Angela, che non ha bisogno di presentazioni, ma per riprendere un attimino quelle che sono le sue, come dire, attitudini musicali e non solo, la conosceremo presto, tra poco. Diciamo che i nostri amici si esibiscono con brani amalgamati e arrangiati con le loro personalizzazioni, che anche se in formazione ridotta riescono a creare la giusta atmosfera. Il gruppo è presente sia su web che sui vari social, su Instagram e su Facebook. Si presentano questa sera con due unità percussive, una etnica guidata da Giuseppe Mazzotta e una popolare da Fabio Maloro. Alla chitarra acustica più vocalist del gruppo, Carmine Mazzotta. La fisarmonica, il direttore Gabriele Perrelli. Il loro nome deriva dal latino Castrum Villarum, perché loro provengono da Castrovillari, e conosciamo ancora meglio anche la nostra Angela Bianco. Allora, come dicevo poc'anzi, la nostra Angela è non solo cantante, nasce come danzatrice, tamburellista anche adesso. Dopo varie esperienze in tanti gruppi di musica popolare, ha costituito un nuovo progetto dal nome Invadenze Ethno Project. È anche autrice di due brani, di cui uno inserito in una compilation di Calabria Sona, e l'altro è in fase di registrazione. Diciamo che la nostra Angela vanta di esperienze internazionali con il gota della musica popolare calabrese, pensate, niente proprio di meno che il nostro Cosimo Papandrea. Da agosto si è unita con una nuova selezione dei Castrum Sound, costituendo la fondazione Angela Bianco e di Castrum in Quartet, con sede a Soveria Mannelli, per la riscoperta delle tradizioni popolari. Diciamo che l'altro gruppo, Taranta Sound, che tra poco andranno ad esibirsi, nascono nel 2012, proiettati alla riscoperta della musica tradizionale e della cultura calabrese. Hanno alle spalle un lavoro discografico dal titolo Schiavi d'Oggi e negli anni un noto successo, aprendo concerti ad Eugenio Bennato, Taranta Project, Otello Profazio, e pensate bene, il 13 agosto hanno avuto l'onere e l'onore di aprire il concerto anche a Clementino. I Taranta Sound stanno lavorando al progetto discografico, e quindi a nome loro ringrazio tutti i fan che li seguono anche durante i concerti e sul web. Allora, cosa dire? Se volete delle informazioni per i vostri eventi, le vostre feste anche di piazza e non solo, andate sul web o sui siti, su Facebook o su Instagram. Volevo ricordare la prossima data di Angela Bianco e Castrum Quartet, sarà il 13 settembre a Vibo Valentia. E allora, cosa dire di più? Grazie a tutti per averci ascoltati questa serata, e mi raccomando, seguiteci sui social.